E poi, quando si viene al dunque, quando si viene al dunque, si deve dire che l'unica cosa seria fatta in Occidente è stata la rivoluzione americana, perché non si occupava dei poveri, cioè perché non aveva. Dice, certo che non sono capace, erano gli schiavi, per cui figuriamoci. Ma, insomma, non si occupava. E poi non aveva la questione, non ha incorporato la questione sociale dentro la politica, come invece ha fatto sventuratamente la rivoluzione francese. Quando incorpori la rivoluzione sociale dentro la politica, sei costretto a fare lo stato costruttivistico interventistico, cioè lo stato metafisico. Che Dio ci aiuti, insomma, comunque è così. Per cui nel suo libro più importante, cioè Vita Attiva, è proprio questa la vicenda, cioè una vicenda di modernità come decadenza, e decadenza dovuta al fatto che diventa centrale nella modernità qualche cosa che è metafisica, cioè il lavoro. La elaborazione del mondo invece di essere una faccenda che conta quasi niente, uno scarto, diventa il centro. Cioè, stiamo al mondo per distruggere il mondo. Stiamo al mondo per elaborarlo. E dunque parte la tecnica. E tutta l'attività sulla tecnica che dagli anni 10 del 1900 la cultura tedesca ha elaborato, che in Heidegger esplode addirittura, cioè la tecnica è la metafisica. E qui c'è il tentativo di fare qualche cosa, di condannare la modernità perché è tutta elaboratrice tecnica metafisica e di contrapporre quello che Heidegger non fa. Cioè, la contrapposizione non c'è in Heidegger. Invece qui contrapponiamo qualche cosa di virtuoso che è questa presunta capacità umana più o meno perduta, più o meno da recuperare, recuperabile di agire in comune. O detto altrimenti, di dar la nascita, di far cominciare, di dare inizio, la natalità. E quindi il totalitarismo. Come da una parte novità assoluta, non c'è mai stato, niente del genere. Dall'altra, verità fatale propensione costruttivistica dell'Occidente, della fatale estraneazione che la filosofia provoca rispetto al mondo. La filosofia è un estraniarsi, vivere di filosofia, e l'Occidente qui lei coglie. Ma l'aveva colto Heidegger, l'Occidente vive di filosofia, cioè vive di negazione dell'immediato, si accanisce. Ecco, questa fissazione, questa patologia diventa realtà assoluta nel totalitarismo, dove la modernità cessa di presentarsi come dimensione della alienazione e si trasforma in dimensione della unicità. La modernità è un raddoppiamento evidentissimo del mondo, no? Esiste la natura, esiste l'artificio, esiste l'uomo, esiste il cittadino. La modernità dice che l'alienazione è buona, anzi è indispensabile, la buona o cattiva è indispensabile. Ecco. E così facendo fa metafisica, proprio piena idea realtà. Beh, il totalitarismo è la conseguenza parossistica, cioè è la disintegrazione assoluta del mondo. Non c'è più lo stato di natura. C'è soltanto ciò che il potere totalitario vede e vuole vedere e vuole far vedere. Non c'è altro. Ha trionfato il Logos. Dice come? È il Logos nella sua dimensione distruttiva. E si è rivelato quello che è, cioè una macchina per distruggere il mondo.
non c'è più l'alienazione. Il totalitarismo è precisamente quel potere che ti vieta di essere altro rispetto al potere. È disalienazione il totalitarismo. Sei davvero a una dimensione, certo, alla sua dimensione, non alla tua, alla sua. Poi quel discorso sul totalitarismo, guardate, come quello sulla rivoluzione, come quello su Eichmann, non vale assolutamente niente sotto il profilo, come dire, di una qualunque analisi non ideologica. La rivoluzione francese non incorpora un bel niente dentro la rivoluzione politica. Non ce la fa, non nasce. E poi nel punto fondamentale che interesserebbe, nel giacobinismo, è veramente solo politica. Non gliene importa niente della questione sociale. Con la Costituzione giacobina votano meno persone di quelle che votavano con la Costituzione precedente. Figuriamoci. La rivoluzione americana era così lontana dal non avere una dimensione sociale che era fatta da proprietari di schiavi. Di tutti quelli che hanno firmato la Costituzione, più della metà possedevano schiavi. Non sta in piedi niente, ma noi non chiediamo questo a un filosofo. Non chiediamo questo a un filosofo. Qui c'è un'applicazione di un pensiero pensato da altri, cioè da Heidegger, e un tentativo di renderlo qualcosa di non iniziatico, di non sapienziale. A parte il fatto che il totalitarismo come categoria non dice quasi niente, cioè è una mossa da guerra fredda. Ecco. Cioè, per far vedere che l'URSS è come la Germania sconfitta. Come diceva più sbrigativamente Churchill, abbiamo ammazzato il porco sbagliato. E per di più dal totalitarismo si esclude il fascismo, che invece, poveraccio, voleva esserlo, era l'unico di questi che voleva essere totalitario, perché i nazisti avevano vietato, con la consueta tolleranza che li contraddistingueva, l'uso della parola totale nel discorso politico. Non gli andava bene, l'unica parola ammessa era felice. No, non totale. A un certo punto, dal 1927, 28, 29, c'è in Germania una fioritura di discorsi sul totaler Staat, totaler Herrschaft. Vanno al potere i nazisti, tutti, che bello, totaler Staat. Risposta, totaler Staat? No, perché è un concetto dittatoriale. E noi non siamo dittatoriali, noi siamo felici. Lo Stato non è superiore alla società. Non esistono né lo Stato né la società, esiste solo la razza. Per cui faccia il santo favore di piantarla e di usare la parola totale. I comunisti bolscevichi mai e poi mai si sarebbero definiti totalitari, ovviamente, perché si autodefinivano comunisti, per cui fine della storia. Il fascismo, poraccio, si definiva totalitario. Dice, ma non lo era. Diciamo, non ci riusciva. Ma da parte sua ci provava. Certo, doveva confrontarsi con la Chiesa, doveva confrontarsi con la monarchia, aveva dei problemi, aveva un fondo un po' meno criminale del nazismo, senza esagerare, ma un po' meno criminale, però era l'unico che diceva sì. Amendola ha detto che il regime fascista, il regime totalitario, credeva di insultarci, ci ha fatto un gran favore. È vero, noi vogliamo essere totalitari. Poi no, perché poi si è fermata, perché è venuta la guerra, ma insomma, già le leggi razziali dimostrano che il fascismo era ben capace di sfondare l'alienazione moderna, cioè la differenza fra pubblico e privato, ad esempio. Già era capace di introdurre la differenza a livello politico, che è bestemmia di fronte alla modernità. La modernità accetta la differenza sociale, ma non la differenza. Quando si comincia così, si comincia col contrapporre i totalitarismi al liberalismo e poi si scivola
si comincia a sospettare che vi siano elementi di totalitarismo. Cioè, il totalitarismo è l'uomo ha una dimensione. Questa una dimensione può essere il fatto che tutta la realtà è sussunta dentro l'idea, ideologia, totalitarismo, tutta. Oppure questa una dimensione può essere il fatto che tutta la realtà è schiacciata nell'immanenza con totale ablazione della trascendenza. Cioè la tesi secondo la quale esiste un granello di verità in questo mondo, non c'è bisogno di andare a cercare da un'altra parte, questo granello di verità è noto soltanto ai conoscitori, cioè agli gnostici, i quali, poiché conoscono essi soli questo granello di verità, si sentono titolati a governare totalitariamente questo mondo. Credo che esiste un qualche cosa che schiaccia l'uomo, lo disarticola, gli toglie complessità. E questo qualche cosa c'è nelle posizioni, nelle prestazioni politiche non liberali occidentali, prima di tutto, non liberali occidentali, per cui loro sono l'ideologia. Noi siamo i buoni, loro i cattivi, noi la verità. Ma al tempo stesso si insinua quasi inevitabilmente l'idea che, beh, anche noi non è che siamo tanto metafisici. Anche la nostra società è tutta quanta centrata sull'immanenza. Anche la nostra società crede di potersi salvare da sola, Fegelin o Arendt. Anche la nostra società è tutta centrata sul lavoro e sulla tecnica.